Tante immagini, tante emozioni per questa edizione delle Olimpiadi prima, ma delle Paralimpiadi dopo, che abbiamo visto 39 medaglie azzurre conquistate dai nostri ragazzi. Prima puntata della stagione di Sport 2000, la apriamo alla grande. Abbiamo il piacere di avere, possiamo dire, insomma, l'artefice anche di questi grandi risultati, perché è il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli. Grazie Luca per essere qui. Questa prima puntata della nuova stagione insieme al caro Buonasera. Amico esperto dei media Antonio Criti. Buonasera. Allora, abbiamo dedicato l'apertura a queste 39 medaglie azzurre, un bel bottino, emozioni a rivedere qualche gara, qualche immagine. Ma oramai è un susseguirsi di emozioni, poi ovviamente quando uno ha la possibilità di rivedere le immagini in loco, lì dove le abbiamo vissute più da vicino in diretta, ovviamente ti rievocano un po' di sensazioni positive, però è tutto un trascinarsi di sensazioni positive da quando siamo rientrati, da come i nostri atleti sono stati abbracciati dal paese, dalle loro città, insomma, veramente io credo che questa volta sia successo qualcosa di straordinario, complice anche il sostegno che è venuto dai media, siano essi carta stampata, radiofonici, soprattutto un plauso alla RAI perché ha fatto un lavoro straordinario e che ha consentito di arrivare nelle case degli italiani. La cosa più bella è che coloro che si sono appassionati, coloro che mi hanno mandato centinaia e migliaia di email, non sono soltanto gli addetti ai lavori o che in qualche modo sono afferenti alla nostra grande famiglia, certo, della disabilità, certo, ma sono persone normali che si sono appassionate a grandi atleti, ai risultati sportivi. Io ne cito soltanto uno, un cittadino il quale mi scrive: guarda, io ho tentato di vedere tutte le Olimpiadi, dopo un po' mi annoiavo e cambiavo canale, mi avete tenuto incollato tutta la notte, perché evidentemente queste grandi storie di grandi atleti, di grandi prestazioni tecniche, al quale si uniscono anche grande storia di, in termini valoriali, di umane e personali, evidentemente hanno colpito. Noi non abbiamo voluto mettere nel cartello simbolo della puntata 39-28. Infatti io stavo dicendo che sarebbe stato più corretto. Oh, vedi? Allora, ecco, allora il 39-28, perché noi volevamo dire che poi no, l'Italia è una. Però forse io volevo provocatoriamente dire 39-28, che cosa le suggerisce? È un gioco che facciamo con Giovanni Malagò. Ovviamente ci scherziamo però sopra. C'è soddisfazione. Ma la soddisfazione c'è, ma sono due dimensioni non comparabili, certo. Onestamente. Però il bello è che queste 67 medaglie poi appartengono alla grande famiglia dello sport italiano. Le voleva dire questo, cioè 39 medaglie conquistate dagli azzurri alle Paralimpiadi e 28, che comunque un bel bottino, conquistate dagli azzurri alle Olimpiadi, in un segno un po' di continuità. Dobbiamo dare però onestamente, oppure no, è un peso diverso alle medaglie? Un valore diverso? O è la stessa cosa? No, allora, sotto il profilo, squisitamente atletico, se io insomma mi metto nella dimensione tecnico-agonistica, assolutamente no, perché per dare un peso occorre conoscere come gli atleti, i miei atleti, approcciano a quella dimensione, e lo fanno come qualsiasi altro atleta, sì. Per cui secondo me hanno lo stesso identico peso. È il frutto di sacrifici, di perseveranza, di anni e anni di rincorsa rispetto al sogno paralimpico, per cui esattamente come quelle olimpiche. Poi è chiaro che hanno probabilmente un appeal diverso, hanno avuto nel paese, per quello che dicevamo poc'anzi, rispetto al fatto che comunicano grandi risultati sportivi, ma anche grandi storie umane. Antonio, prima di andare a vedere, perché c'è stata... appunto i 39 e 28 sono stati insieme dal Presidente della Repubblica e giustamente sono stati insieme, voglio dire, premiati tutti quanti. Andremo a vedere simpaticamente i tanti personaggi, alcuni tra tanti personaggi che queste Paralimpiadi di Rio ci hanno regalato. Prima una curiosità da parte di Antonio, se c'era. No, intanto è vero che sono, diciamo, non equiparabili, forse sono lontani, ma sempre meno lontane. Io da questa edizione ho avvertito questo. Su alcune discipline sostanzialmente. E poi, se volessimo anche essere onesti, dovremmo, no, cosa che abbiamo detto più volte, anche analizzare se tutte le medaglie dell'Olimpiadi, diciamo, classica, siano tutte equiparabili e normali. Perché lì sarebbe anche divertente fare un ragionamento sul peso specifico delle medaglie dell'atletica e sul peso specifico di altre discipline che non dico. Quindi è un ragionamento che non mi convince, Luca, questo. No, io credo che c'è un avvicinamento costante.
perché sempre più l'aspetto agonistico, che io ti parlo delle sensazioni del paese, cioè noi critici giornalisti in qualche modo siamo chiamati a in qualche modo a rappresentare il senso dell'opinione pubblica, se no che staremmo a fare? Ma io ho avvertito sulla stampa, sui giornali, in qualche chiacchiera da bar, un tempo impensabile, per esempio chiacchiere sono state fatte con alcuni record clamorosi di disabili che avevano i tempi degli abili cosiddetti, dei diversamente abili cosiddetti, e questo è già un altro fatto che non era mai accaduto, quindi, e che prima era relegato a Pistorius. Allora, diciamo, tutto questo e una maggior consapevolezza, a che cosa vi induce? Qual è la preoccupazione? C'è un gigantismo che comincia, che vi potrebbe preoccupare? C'è, ecco, questo. Ma è il discorso. Guarda, da un lato ovviamente siamo ben consapevoli che soprattutto sotto il profilo tecnico-agonistico ci sono dei risultati che hanno dello strabiliante e che fanno pensare. Addirittura i 1.500 degli ipovedenti sono state, è vero che il 1.500 è una gara tattica, per cui non è una gara dove il riscontro cronometrico, per cui, cioè, però detto questo, li correvo prima dell'incidente, ma detto questo io dico, noi non siamo spaventati, nel senso che oggi l'International Paralympic Committee, ma così come i comitati paralimpici, insomma un po' più solidi, sono strutturati, quindi non abbiamo paura. Sappiamo dove stiamo andando, abbiamo costruito questo successo in 15 anni, peraltro c'è da dire che è il risultato migliore negli ultimi 44 anni, noi siamo tornati al nono posto nel medagliere, quando 44 anni fa parlavamo di poche nazioni e insomma atleti che facevano tutti gli sport, un tasso tecnico sicuramente diverso, quindi questo è già un grande risultato. Noi siamo preoccupati prevalentemente di quello che potrebbe accadere rispetto magari ad interessi economici che potrebbero cominciare a girare nella nostra dimensione e che potrebbero portare a delle devianze, così come è stata una devianza il caso russo che, del doping, esattamente, il doping, quindi, che ci preoccupa. Ricordiamo che in ambito internazionale paralimpico è stata estromessa l'intera delegazione degli atleti russi. Andiamoci a sentire alcuni dei personaggi, dei campioni medagliati intervistati da Augusto Cantelmi durante appunto l'incontro al Quirinale. Sentiamo. Abbiamo voluto portare queste medaglie e abbiamo visto che comunque ne abbiamo portate molte di più rispetto ai nostri colleghi normodotati, quindi pensiamo di aver fatto anche un ottimo lavoro e di aver mosso anche un nostro movimento, quindi come abbiamo sempre detto tutti noi, di cercare di eliminare la parola para agli atleti, quindi essere proprio atleti al 100%. Io ho sempre visto nello sport uno strumento per cercare in un certo senso di rinascere, uno strumento per ripartire, per dare alle persone una seconda possibilità, come è stata per me e per moltissime altre persone. Straordinario atleta, ma anche uno straordinario cantante. Non ditemi questa cosa qua, perché penso che è vero e incomincio a cantare veramente. Quindi c'è un'altra possibilità ancora oltre allo sport, che sei fortissimo. Preparando il futuro, ragazzi, bisogna preparare il futuro. Magari a Sanremo. A Sanremo. Aspettiamo un attimino, piano piano. Sul rap andiamo? Sul rap? No, quello. No, quelle cose lì. No. Melodico, via. Sì, melodico. Cerca l'aspirazione. Ma in realtà non sono il simbolo, cioè sono parte della famiglia nostra, la famiglia olimpica, paralimpica, ma che ormai è diventata la famiglia dello sport italiano. E si sta bene, si sta molto bene. Cioè io ho sempre sognato questo momento, essere qui adesso con un bel medaglione al collo, ma anche non avercelo. È bello comunque perché sai che sei attorno a delle persone che sono sempre stati i tuoi idoli e che adesso invece sono amici tuoi. Pancalli, quanto è importante Pancalli? Ah, è il numero uno, ecco, è quello che porta avanti il nostro movimento, per cui che dire, dobbiamo solo ringraziare per tutti gli sforzi che fa per noi. Ecco. Bello, sì, guarda. No, tanto per me, è un'intervista questa? Sì, e questa è bellissima. Certo che l'intervista, vai! Beh, veri personaggi, insomma. Questo è simpaticissimo. Rio ci ha consegnato, ma prima di Rio anche Londra, degli straordinari atleti sotto il profilo sportivo, ma anche umano e in termini di comunicazione, perché sono tutti straordinari. La cosa bella è che siamo riusciti a trasferir loro
e su questo un pizzico d'orgoglio ci sta personale, nella costruzione di questa crescita del Comitato Italiano Paralimpico, che è passato dalla riserva degli indiani, Federazione Italiana Sport Disabili, ad essere un ente pubblico, quindi abbiamo conquistato anche politicamente sul campo una nostra dignità, ma essere riusciti a far passare loro la consapevolezza che i risultati che loro riescono ad ottenere sul campo sono importanti per loro, ovviamente per la loro soddisfazione egoisticamente parlando, certo, di atleti, ma devono servire per tutti gli altri. Cioè ciascuno di loro, se voi li intervistate, ma prendete tutti quanti, vi parleranno anche di quello che significa quel loro risultato per altri ragazzi che magari stanno in un letto d'ospedale vivendo quello che hanno vissuto loro, abbiamo vissuto noi, e questo è molto importante perché mi mantiene intatta quell'idea, io lo sottolineo sempre, non parlo mai del mio comitato paralimpico, parlo della mia famiglia paralimpica, perché per me ha rappresentato una famiglia personalmente parlando, certo, e vorrei che fosse sentita tale da tutti loro. Ecco, è la domanda che è un po' banale, però c'è stata qualche emozione più grande delle altre in queste? Sicuramente, allora, sono tutte grandi, il primo oro di Federico Morlacchi sicuramente per me è stata un'emozione molto forte, perché è venuto dal nuoto, perché io vengo dal nuoto, perché so perfettamente, bene o male so i sacrifici di tutti, però certo, i nuotatori, conosco perfettamente quello che significa fare il nuotatore e contare le mattonelle. Poi gare difficili. Gare molto difficili, complicate, diciamo di difficoltà tecnica elevata. Quella mi ha emozionato particolarmente, devo dire, ma poi tutte quante. Farei torto a qualcuno. Allora andiamo a vederci, è breve, io prego la regia di farci vedere, è breve questo abbraccio dopo la gara di Morlacchi tra il presidente Pancalli e Federico, giusto? Andiamola a vedere un attimo. Questo forse... Ecco, una presenza e subito, no? Far sentire che si è lì, ma voglio dire spontaneamente, con il cuore, no, naturalmente. Io ho un modo mio di interpretare il mio ruolo, come tu sai, non sono riuscito a perdere l'ex atleta che è in me, per cui, ma anche nella costruzione del nostro percorso politico di crescita, io soltanto ne parlavo poc'anzi prima di venire da voi, sto tentando e ho tentato soltanto di dare a loro tutto quello che non abbiamo avuto noi. Poi tu mi conosci da troppi anni, da quando ero atleta, io ero un po' il rompiscatole di turno che si lamentava di tante... Era molto chiaro dove andare, esatto, forse è andato al di là di quello che noi potevamo pensare. Quindi ho tentato da presidente, diciamo più atleta che ex atleta e presidente, di essere sempre sui campi di gara. È stato un massacro fisico. Immagino, questo infatti. Rio non è semplice da questo punto di vista, però il piacere è di stare lì nel momento in cui vincevano, ma anche perdevano. Insomma, una cosa che mi porto dietro, perché a me sarebbe piaciuto magari avere le stesse cose quando ero atleta. Si è in qualche modo, c'è il destino anche di chi deve fare il pioniere. No, ma perché abbiamo costruito, io non voglio nulla togliere al passato, nel senso che noi siamo figli del passato, il futuro si costruisce sulla storia, per cui però oggettivamente questi 15 anni noi abbiamo trasformato un mondo, e quello che io ho sempre detto, chiunque abbia la pazienza di andarsi a rileggere tutte le mie interviste dal 2000 al 2000 fino a Rio, noi abbiamo costruito un puzzle, nessuno si rendeva conto di quello che stavamo facendo, con Londra la diga ha avuto delle crepe, con Rio abbiamo buttato giù la diga. Oggi il mondo paralimpico in Italia è uno tsunami di valori, di positività, di speranza, che spero possa aiutare tanti altri ragazzi, oltre a quelli che ha già aiutato, compreso me. Una storia affascinante, proprio cercando di capire da dove si è partiti fino a questi ultimi 15 anni. Non so se mi posso permettere di dire che proprio il presidente Pancalli, insomma, ha voluto che questo diventasse poi una pubblicazione che speriamo, insomma, di riuscire tra poco a fare. Cioè, il lavoro è lungo, però sicuramente avremo anche la possibilità di capirla, l'evoluzione in tutta questa. Antonio, e poi andiamo a vedere anche un'altra cosa. No, una cosa che mi convince senz'altro, ritornando alla lunga esperienza che seguiamo da tantissimi anni, è che se in fondo le Olimpiadi classiche furono un fatto dovuto, no? Cioè De Coubertin fece il notaio della storia del genere umano, no? Olimpo, gli dei, Atene, dobbiamo farla questa storia. Questa lunga, incredibile percorso che voi avete fatto è stato un fatto fortemente voluto, sconfiggendo tantissime, tantissime resistenze psicologiche e tantissima sottocultura. Quindi vedere 20 anni dopo, 20 anni dopo,
E dovete considerare che, per esempio, quando io ero personalmente contrario alla distinzione della contemporaneità, mi ricordo molti anni fa facemmo un discorso, dice guarda Luca, secondo me sbagliate a scindere, no, la tempistica, perché un tempo fino a Seul mi pare, quando venivano fatte contemporaneamente, adesso non mi ricordo, ma insomma c'erano Olimpiadi venivano fatte, e in effetti le seguivano un poco. Questa invece diversificazione totale e riniziare un altro gioco emozionale di rappresentazione ha funzionato, quindi riconosco in questo, in questa vostra forza, veramente delle caratteristiche di grandissima genialità. Ora il punto è: qual è l'obiettivo vero? Esiste un obiettivo vero e qual è? Ma l'obiettivo è quello che noi tentiamo di declinare tutti i giorni con il nostro impegno, ma non solo in Italia, in tutti i paesi dove ci sono dei National Paralympic Committee che sono ovviamente sufficientemente forti, hanno la capacità di farlo, che è quello di promuovere una percezione della disabilità diversa. Guardate, se voi andate a leggere lo statuto, la carta costituzionale tra virgolette dell'International Paralympic Committee, la missione è quella, è di garantire alle persone disabili di potersi esprimere attraverso lo sport, di dar loro un'opportunità attraverso lo sport, ma sostanzialmente aiutare a cambiare la percezione del mondo della disabilità. E io credo che ci si stia riuscendo, perché guardate che lo sport paralimpico in realtà, nella mia testa, ma credo nella testa di molte persone, è la metafora di quella vita che noi vorremmo tutti i giorni. In fondo la dimensione sportiva è una dimensione nella quale noi abbiamo dato pari opportunità a una persona disabile di esprimersi secondo quelle che sono le loro abilità, e vengono fuori i campioni che sviluppano le loro abilità residue. Se questo fosse declinato nella vita di tutti i giorni, nei percorsi scolastici, formativi, universitari, nell'accesso al lavoro, nel rispetto dei diritti, saremmo un paese migliore, ma un mondo migliore. A proposito di campioni, ci andiamo a sentire adesso Alex Zanardi, che introduce anche il tema di cui si è discusso molto, delle Olimpiadi, che abbiamo sempre detto sulle Olimpiadi Roma 2024. Ricordiamoci che insomma dire sì o dire no vuol dire anche dire sì e dire no alle Paralimpiadi Roma 2024. E ricordiamoci anche che Roma fu la prima a ospitare nel mondo le Paralimpiadi, non si chiamavano così, ma possiamo dire tranquillamente che fu la prima edizione delle Paralimpiadi moderne. Allora andiamo a sentirci Zanardi. Io nella vita non ho mai fatto, credo, dei tentativi, come posso dire, incoscienti, semplicemente coraggiosi. Io ci ho sempre ragionato molto, però laddove anche intravedevo una possibilità contro rischi enormi non ho mai esitato nel tentare. Forse non fosse stato così, non mi sarei messo a preparare una Olimpiade alla soglia di 50 anni e poi guarda com'è andata a finire. Quindi io credo che nella vita bisogna saper osare. Ci sono ottime ragioni per credere che il paese, dopo aver fatto milioni di cose meravigliose, perché sennò non saremmo il grande paese che siamo, ma aver fatto anche tante cose sbagliate, forse era finalmente pronto per fare qualche cosa di davvero importante, che magari non sarebbe servito soltanto alla città di Roma, ma poteva anche servire come sprone per tutti i cittadini italiani nel tentativo di recuperare valori che a mio avviso sono andati un po' in ombra, come l'onestà, il rispetto delle regole, il desiderio di fare le cose nel modo in cui vanno fatte per il piacere di viverle quotidianamente in questo modo e non tanto per ambire al miglior risultato possibile. Però? Però? Però è andata come è andata, con tanta amarezza, profonda amarezza, perché io sono fra quelli che poi ci ha creduto fino in fondo, ma credo con grande onestà intellettuale, non ho mai cambiato idea, sono assolutamente convinto che non si possa rimanere vittime degli errori del passato, che se qualcosa non ha funzionato nel passato non significa arrendersi per il futuro, per cui io mi sarei aspettato dalla giunta Raggi maggior coraggio, nel senso che se le paure erano quelle di perpetrare gli errori del passato, la dimostrazione da parte di una forza politica che fa della trasparenza, del rigore, della serietà un po' il filo conduttore principale,
potesse dimostrare che si può organizzare un grande evento con quella serietà, rigore e trasparenza che io ho sempre predicato, lasciando un'eredità positiva e non negativa alla città. È un sogno, però a 50 anni se non pensiamo di poter sognare per i nostri figli significa arrendersi, ma allora a quel punto giustifichiamo tante persone che vanno via dal paese, insomma non regaliamo un futuro. Che è successo in quella mezz'ora cui aspettavate la sindaca? Eravamo simpaticamente con Giovanni Malagò e con Diana. Non... Avevate già chiaro l'epilogo, voglio dire? Ma l'epilogo, senti, l'epilogo secondo me, oddio, al di là del fatto che uno ha lavorato fino a, è come gareggiare, no? Tu fino alla fine, e non, nel momento in cui tocchi il bordo vasca o tagli il traguardo, devi dare il massimo, non devi pensare quello che potrebbe accadere o come potrebbe finire. Però l'epilogo io credo che in qualche modo potesse essere segnato dal momento in cui Virginia Raggi ha vinto una campagna elettorale dove il tema olimpico era entrato pienamente nella campagna elettorale, aveva fatto anche, come dire, da spartiacque tra un sì e un no, tant'è che la stessa Virginia Raggi ti ha detto nella sua conferenza stampa con molta coerenza e onestà intellettuale, noi avevamo fatto una campagna elettorale sul no e siamo coerenti rispetto a... Ma la decisione di andarsene è stata del presidente Malagò? Ma la decisione è stata presa perché, sai, dopo un po' che uno aspetta, francamente, sì, non è come dire educato, insomma, io sono, rispetto a Giovanni, magari sono molto più avvezzo ad aspettare. Ho fatto delle anticamere, no? A me difficilmente mi aprono, mi hanno aperto in passato, sono molto più uomo di strada, però devo dire che anch'io sono rimasto un po' perplesso perché, insomma, sapevamo tutto il film, lo conoscevamo, perché anche la riunione tecnica convocata la sera prima alle 9 fino a tarda comunque sera. Comunque vi ha sorpresa l'assenza di... Ma sì, perché sapevamo quello che sarebbe andato a dire da lì alle 15:30 in conferenza stampa. Francamente, insomma, però vabbè, io non so, francamente, questa, ecco, pure l'attenzionare su questo aspetto è molto provincialismo italiano, nel senso, lì ci siamo attardati a pensare alla mezz'ora di ritardo, i 35 minuti, 37 quanti fossero, per carità, non scortesi istituzionalmente, cioè, quando poi da lì a mezz'ora si dichiarava no, insomma, che era ben più grave. Antonio, e poi vi facciamo dire un'altra cosa. No, questo è tutto vero e sono d'accordo, e fermarsi poi sul gossip di che cosa si sono detti, per esempio sarebbe interessante capire in quella mezz'ora che cosa si siano detti Malagò, Bianchetti e Pancalli, insomma è riduttivo. Il punto però, ecco, che non vorrei, ecco, questo è l'appello che vi lancio, vedo tutto quello che hai detto, però l'appello è: non vorrei che tutto questo si riducesse solamente a un'analisi la Raggi, Movimento 5 Stelle, giovane, ingenua, inesperta, e la coerenza, che comunque è un pregio, perché poi la critica che facciamo alle classi politiche in mancanza sempre più di rappresentanza e di efficienza sono la mancanza di coerenza. Vorrei che però, diciamo, il CONI, il CIO vedo che non riesce a ragionarci, ma indubbiamente però ci sono dei problemi, perché se tu hai una città come Amburgo che fa un referendum e dicono di no, se hai un sindaco come Boston che dice non me la sento di ipotecare i destini della mia città, e non è Roma, è Boston, Maratona, cultura americana, io inviterei e vorrei che voi tutti, che noi si riflettesse su quei campanelli di allarme che si stanno da più parte sentendo, su un gigantismo esasperato voluto dal CIO, imposto con contratti, spesso non li chiamo capestro, ma molto molto pericolosi per le città, e sul fatto che molte federazioni fanno già campionati mondiali, capito, quasi continentali, e qui si insiste con una città. Quindi riflessione, perché secondo me è pericoloso. Però la riflessione è già partita, tant'è che le regole di ingaggio del gioco erano completamente diverse, cioè il CIO con l'agenda 2020, proprio per evitare i gigantismi del passato ed evitare questa fuga dalle candidature, perché oggettivamente è diventato preoccupante, ha dettato delle nuove regole del gioco, e evitando, diciamo, come dire, rincorse a gigantismi che non più aiutano, umane, insomma, ma no, più umane, cioè più... sostanzialmente, sì, lo traduco. Ma già Olimpiadi, sei discipline, cioè, Tokyo, sì, ci saranno ancora sei discipline, ci saranno ancora
100 atleti però in più. Il problema qui non è nel numero delle discipline o degli atleti, qui il problema è riuscire a dimostrare che uno riesce a organizzare un evento sportivo, perché tale è, lasciando una legacy, quella che i forbiti chiamano legacy, un'eredità positiva per la città, senza, o meglio, evitando cose che alla città non servono, ma soprattutto non servono alla parte sportiva. In passato, vedi Atene, c'erano rincorse rispetto a strutture, infrastrutture cittadine della città che non servivano direttamente all'evento olimpico, ma che comunque arricchivano la candidatura. Questo con l'agenda 2020 il CIO ha detto basta, tant'è che anche Londra ha sforato i suoi costi. Ma Londra ha sforato i suoi costi perché? Perché ha colto l'occasione dell'evento olimpico e paralimpico per fare cose che nel piano di sviluppo urbanistico di quella città erano previste fra 15 anni e hanno colto l'occasione, ma sì, probabilmente sì, sarebbero rimasti nei costi se non l'avessero fatto. Vi faccio vedere, perché da Mattarella c'era naturalmente, come abbiamo visto, già intravisto gli atleti olimpici, e allora le incursioni del nostro Augusto Cantelmi anche per sentire i personaggi più noti delle Olimpiadi. È breve, sentiamo tutto insieme. Sei forte, un'esperienza fantastica. Grazie. Una medaglia che ancora non vedo. Fantastica. Perché non ce l'ho, però. Me l'ha rubata. No. Non è che l'hai rivenduta, no? No, la tengo ben custodita, no? Però esperienza fantastica, davvero. È stato incredibile, mi sono divertito. E hai tirato su un po' il nuoto italiano, questo va detto, eh? Sì, no, quello è vero. Adesso so che tanti bambini, sai, mi prendono un po' come esempio, vogliono iniziare a nuotare, seguire, insomma, questa gesta, quindi mi fa piacere. Io ho fatto lo stesso quando ero piccolo, vedendo Rosolino e tutti gli altri, quindi è giusto che sia così adesso. Ancora una medaglia, ormai è un'abitudine? Sì, abbastanza, è una bella abitudine. Sono quelle abitudini che fanno bene anche alla salute, diciamo. Alla salute, allo spirito, al corpo, a tutto. Diciamo che oggi qui festeggiamo i medagliati e comunque la riconsegna del tricolore, che è sempre un evento importante. Io delle gare passate onestamente non ho neanche molta più voglia di parlarne. C'è stata una volta vinta la medaglia d'argento, la dedica da parte mia alle persone che avevano subito gli attentati, e quindi è stata una dedica che parlava di unione, non solo europea ma anche mondiale, no? E solo restando uniti possiamo combattere certe cose. Tornare al Quirinale con la medaglia è una grande cosa. È grandissimo, era un sogno. Quando sei partito ci pensavi? Certo, pensavo solo a vincere e basta, non pensavo che era l'Olimpiade, solo di andare là sopra e me la tutti quanti. Una mira infallibile. Ma mica tanto. Sì. Ho fatto 9, l'ultimo colpo. Ah no, si fallisce. Comunque, nessuno fa miracoli. Comunque è straordinario. Grazie mille. Allora, personaggi e personaggi, solo il tempo di chiudere. Grazie Antonio Criti. Noi ci saremo lunedì prossimo, ma uno speciale c'è mercoledì alle 15:20, Sport e Fede al Vaticano, con la presenza del Santo Padre. Ci sarà anche Luca Pancalli per un messaggio importante, perché lo sport ha tanti valori, qualcuno l'abbiamo visto qui, ma insomma sono veramente tantissimi. Grazie veramente. Grazie di cuore a Luca Pancalli. Grazie. Complimenti ancora per queste 39 medaglie azzurre. Appuntamento allora mercoledì 15:20. Grazie a tutto, grazie.